Buonasera a tutti e benvenuti. Siamo qui con il nostro commentatore doc Giuseppe Di Giovanni, che ci parlerà della partita The Bulldog contro Yolin. Eh sì, Francesco, hai ragione, è una partita molto importante, l'anticipo della seconda giornata della Serie B, fase clausura, c'era molta attesa per le riconferme da parte di questi The Bulldog, che veramente non si smentiscono mai. Goleade a tempesta, pioggia di gol nella Serie C, pioggia di gol anche in questa Serie B. Vittima illustre sono gli Yolin, che sono lontani parenti dai quelli che erano arrivati settimi, sfiorando il sesto posto a 30 minuti dalla fine della scorsa Serie B. Gli Yolin erano ai playoff. In questa Serie B rischiano seriamente di retrocedere se non correrà ai ripari la squadra di La Fiora, che oggi era assente, rimpiazzata in articolo 11 da Di Fazio, con i nuovi acquisti ancora Burgio e Morello in colore dopo la prima uscita, anche questa perdente con i Borrachos. Insomma, due per due le promosse per Yolin, due sconfitte. Analizziamo bene queste sconfitte. Sconfitta che è questa, che arriva veramente in maniera precoce, perché la partita finisce praticamente subito, dato che al terzo minuto c'è una percussione di Spataro, che di sinistro fa 1-0. Paolo Spataro è veramente un grandissimo giocatore, tantissimi gol l'anno scorso in Serie C, esordio in Serie B perché alla prima non c'era, e si fa sentire subito il capitano dei Bulldog. Subito Spataro, proprio lui, sfrutta un lancio lungo, la mette per Bulgarella, Di Fazio è a spasso, 2-0 per i Bulldog. Per Yolin è già notte fonda al quinto minuto. Yolin provano con l'orgoglio e con il loro giocatore migliore probabilmente, ossia Enrico Piccone, che prova il diagonale, ma la palla finisce larga. È un fuoco di paglia però, perché i Bulldog attaccano, ma rischiano però con Benny Spataro, che regala palla a Morello. Morello calcia, ma risponde attentamente Sciascia, che sostituisce il portiere Minniti, che probabilmente non sarà più disponibile per tutto il campionato. Walter Sciascia però dimostra di essere un super portiere per tutto il match. Poi i Bulldog rispondono con il solito albanese sontuoso, prova il destro ma viene respinto in angolo da Di Fazio. Angolo, piattone di Spataro, doppietta, 3-0, Di Fazio battuto. È un calvario per Yolin, che continua, anche se Piccone prova a tenere alto il morale dei rossi di La Fiora. Percussione di Piccone, ma destro murato ancora da Walter Sciascia. Rispondono i Bulldog con la punizione di Sfoto, su cui si oppone Di Fazio. Di Fazio però, diciamo, è un po' sonnecchiante in questi primi minuti, si oppone, si aiuta con il palo, è fortunato in questa occasione, non è fortunato nel 4-0 di Albanese, che prova il destro da fuori, buca le mani a Di Fazio, 4-0. E poi ancora il 5-0 di Spataro, super bomba sotto la traversa di Paolo Spataro, da applausi, chapeau per il capitano dei Bulldog, 5-0. Buonanotte agli Yolin, che ci proveranno soltanto con un pochino di orgoglio, prima con Petralia e Piccone, che hanno una doppia occasione a tu per tu con Sciascia, ma non la sfruttano. Altro break di Petralia, che calcia addosso a Sciascia, ancora Piccone si invola e mette al lato. Momento migliore degli Yolin, il momento propizio per il gol dell'1-5, con la percussione di Sergio Petralia, che come negli anni 30 segna senza scarpe. 1-5, gol degli Yolin. Non cambia nulla però nella sostanza, perché subito c'è l'appoggio di Sfoto per Benny Spataro, che fa tremare il palo, riscatta il parziale dell'errore precedente a Benny Spataro, quando aveva regalato palla a Morello, ma Morello non aveva sfruttato questa occasione. Yolin che sono lunghissimi in campo, difesa che non funziona, Valverfio non è un centrale, Burgio ancora non ha un ruolo definito in campo, quindi Yolin dormono, ma hanno una buona occasione con Morello e successivamente anche con Piccone. Poi bellissimo scambio al volo fra Petralia e Morello, che fanno capire di avere la tecnica, manca però la sostanza. Yolin, grande scambio al volo fra Petralia e Morello, zuccata di Petralia, palla sul fondo, ma nei minuti finali del primo tempo fallo di mano di Piccone, calcio di rigore che trasforma il Albanese, che spiazza Di Fazio, 6-1. È già lo scarto in questo momento per i The Bulldog, che hanno una tripletta e lo scarto alla fine del primo tempo. Finisce il primo tempo con una grande occasione di per Spataro, che viene lanciato da Albanese, ma Di Fazio esce alla grande sull'attaccante dei Bulldog. Il secondo tempo si apre così come era finito il primo, ossia con i Bulldog perennemente in attacco, percussione di Bulgarella e palla alta, poi grande triangolo fra Albanese, Paolo Spataro, Benny Spataro, facile, 7-1. Dov'è la difesa di Yolin? Non lo so, ma è veramente un grande piacere vedere i Bulldog giocare al calcio. Ancora Mulè, addirittura dalla difesa, buona la sua giocata, dribbling all'interno su Morello, che fa gridare di paura Albanese.
Malese, puntata di Mulè, palla che finisce sul fondo. Ancora il Malese prova la botta e viene respinta da Di Fazio. Ancora Spadaro tocca per Spoto, murato da Di Fazio. Si ripete il copione con l'occasione di Spoto, murata due volte da Di Fazio, che diventa grande protagonista nel secondo tempo. Ritorna il vero Marco Di Fazio, un po' Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Poi Iolin con l'orgoglio ci provano con Petralia, il migliore dei suoi sicuramente. Salta Mulè, Sergio Petralia prova il destro, ma respinge Ciaccia. Ancora Di Fazio si oppone su Spoto per la terza volta. Poi c'è la percussione di Burgio che appoggia per Petralia, che sotto misura fa 2-7 e continua a non cambiare veramente nulla nella sostanza, con altre occasioni per il Bulldog, ancora occasioni per Spoto, ma si erge un'ottima figura quella di Ciaccia, come dicevo in apertura. Ciaccia è straordinario nel miracolo su Picone e su Petralia, si ripeterà più volte, e addirittura Mulè piazzerà il gol del 8-2 con un grande piattone sul secondo palo, gol dell'8-2, c'è però il gol del 3-8 con una superazione di Picone che scambia con Morello, fa 3-8, ma i Bulldog rispondono in maniera ferma, in maniera efficace, con Bulgarella che appoggia per Spataro. Spataro prova il destro, ma la palla finisce sul palo. Poi ancora Picone prova il destro, risponde Ciaccia, tapin di Petralia, 4-8. I Bulldog devono ritrovare uno scarto che hanno perso. Super Di Fazio sui fratelli Spadaro, prima su Paolo, arriva Benny, gran destro Di Fazio, ha un riflesso straordinario in questa occasione. Poi Petralia addirittura prova il gol del 5-8, ma non lo trova dopo la respinta di Ciaccia. Ma in chiusura c'è inizialmente un triangolo che favorisce Burgio, prova il sinistro Luca Burgio, ma salva Ciaccia proprio allo scadere. È un gol importantissimo, quello di Albanese, completamente solo, la difesa di Iolin è in vacanza. Grande bomba sotto la traversa, 9-4, 3,7 per i Bulldog, che sono una squadra fantasmagorica e sicuramente puntano al doppio salto, alla promozione diretta in Serie A dopo la promozione appena raggiunta dalla C alla B. Grazie Giuseppe, sei stato perfetto nel descriverci questa bellissima partita. Dall'ambiente Interschool è tutto. Ciao.